Oggi parliamo di spinning in mare e facciamo un approfondimento sulle esche morbide, sulle soft bait, comunemente chiamate anche esche siliconiche. Ne esistono davvero tante che differiscono per forme, dimensioni, caratteristiche di nuoto, e per dare una mano a chi da poco si sta avvicinando nel percorso, ecco, della pesca spinning in mare, e anche per dare dei consigli di utilizzo verso chi è già più pratico, ho deciso di realizzare questo video in cui andiamo a stilare anche una classifica di quelle che secondo me sono le 5 esche morbide che sono quelle che hanno fatto un po' la storia, che vi consiglio anche per un eventuale acquisto perché hanno grandi doti di efficacia. Guardiamoci la sigla e partiamo, andiamo. Passiamo adesso alla posizione numero 3 della top 5 e troviamo il Waldai Swim Shad della Storm. Leggiamo insieme cosa ci dice la casa produttrice e poi vi do qualche indicazione su questa esca. Il Waldai Swim Shad è una delle esche Storm in gomma più famose, già armate e piombate. È ideale per la pesca di una grande varietà di predatori sia in mare che in acqua dolce. È dotata di livree olografiche ed è un'esca con pancia piatta, molto semplice da usare, che si muove da sola non appena tocca l'acqua. Amo antincaglio VMC rivolto verso l'alto, un'esca super affondante ideale per raggiungere subito le zone più profonde. È dotata di una buona tenuta della corrente e della risacca, disponibili in diverse misure 8, 11, 13 e 15 cm. Questa è un'esca che è stata una degli antenati, ecco, delle moderne esche artificiali morbide, perché ai tempi della sua introduzione nel contesto spinning ha lasciato davvero delle tracce indelebili. È stato un riferimento per tante ditte di produzione che si sono ispirate a questa esca per realizzarne di nuove. Le condizioni di utilizzo per questa esca artificiale sono, oltre agli approcci light, quindi con canne, mulinelli leggeri, quindi nell'ordine di 10-15 grammi, può essere utilizzata, i modelli più pesanti possono essere utilizzati anche con approcci medi, quindi con canne leggermente più potenti, soprattutto per cercare la distanza anche in condizioni di vento contrario, quindi condizioni meteomarine un po' al limite, anche con mare mosso. Questa esca è dotata di una grande efficacia perché soprattutto i modelli più pesanti riescono a mantenere bene quelle che sono le condizioni limite, come presenza di onda, presenza di forte risacca, presenza di giri di corrente. Questa è un'esca che comunque è lanciata e recuperata linearmente senza tante attenzioni da parte del pescatore, quindi un'esca anche un po' adatta a tutti, anche ai neofiti. È un'esca che comunque mantiene la sua efficacia, ha un nuoto eccezionale anche con un semplice recupero lento e lineare, ed è ideale verso una grande varietà di predatori, sia la spigola ma anche i serra e i barracuda. Tra le altre caratteristiche di questa esca artificiale da considerare è che possiamo utilizzarla per andare a sondare gli strati più profondi della colonna d'acqua, quindi non soltanto possiamo utilizzarla negli strati più superficiali, ma facendola affondare, perché è un'esca con grandi doti di affondabilità, possiamo andare a sondare la mezz'acqua o addirittura farla lavorare nei pressi del fondale senza la paura di incagliare, perché l'amo rivolto verso l'alto presente sulla parte del dorso dell'esca ci evita il contatto con gli ostacoli e quindi riduce quelli che possono essere gli incagli dovuti all'arrivo sul fondale, soprattutto in ambienti, diciamo, sporcati dalla presenza antropica, come l'interno dei porti o magari
le scogliere basse, semiaffioranti, ricche di rocce, ricche di ostacoli. In definitiva si tratta di un'esca che io reputo ideale sia per una fascia di utenza entry level, chi da poco si sta affacciando nella pesca spinning, sia per le sue doti di lanciabilità che per le doti di nuoto nella fase di recupero. Infatti si lancia molto facilmente senza tanto sforzo e si recupera allo stesso modo facilmente, basta un semplice recupero lento e lineare per farla entrare correttamente in pesca. Inoltre è un'esca dotata di un grande rapporto qualità-prezzo, è un'esca che troviamo molto facilmente nel negozio, diciamo anche quelli non tanto forniti per la pesca spinning, e la troviamo ad un costo molto molto accessibile. È un'esca che io consiglio a tutti, soprattutto a coloro che vogliono iniziare ad avvicinarsi alle esche morbide, alle esche siliconiche. Alla posizione numero 2 della nostra top 5 troviamo lo Swing Impact di casa Keitech. Andiamo a leggere cosa ci dice la casa. Lo Swing Impact è una delle esche più famose di Keitech, uno shad siliconico che produce moltissime vibrazioni e è in grado di attirare predatori da grandissima distanza. La tecnologia di colorazione a due tonalità di Keitech inoltre lo rende lo Swing Impact un'esca molto realistica, perfetta anche in condizioni di acqua molto chiara. Le caratteristiche dello Swing Impact: azione di nuoto molto naturale, scent molto forte al sapore di calamaro, mescola salata con una distribuzione dei pesi che ne favorisce il bilanciamento. A differenza delle altre esche che abbiamo citato in questa top 5, lo Swing Impact è una delle esche che più si presta a un utilizzo con la nostra classica testina piombata. E visto che è un'esca che noi troviamo in differenti misure, differenti grandezze, possiamo scegliere quella maggiormente ideale alle nostre caratteristiche di utilizzo, che possono essere che possono dipendere anche dalle condizioni meteomarine, dalla tipologia, dalla potenza della nostra attrezzatura, dalla forma, dalle dimensioni del nostro pesce foraggio che vogliamo interpretare. Quindi è una delle esche che più si presta all'utilizzo in mare con grandi doti di efficacia. Grazie alle tante vibrazioni che emette durante l'azione di nuoto, richiama pesci che si trovano anche più distanti dalla sua posizione e facendola lavorare sullo strato d'acqua dove intendiamo insistere la nostra azione di pesca, sarà in grado di attrarre i pesci che si trovano più o meno distante dalla nostra fascia di lavoro. Diamo qualche indicazione anche alla tipologia di approccio che possiamo fare con queste esche artificiali, con lo Swing Impact. Dipende anche dalle condizioni meteomarine che troveremo nel nostro spot di pesca e soprattutto dalla tipologia, dalla grandezza, delle dimensioni dell'esca che noi sceglieremo, perché in base a queste noi dovremo preferire un approccio più o meno pesante. Per le esche più leggere, per gli approcci più leggeri va bene un approccio light con la classica canna da spigola, per intenderci la 5 ottavi, mentre per approcci più pesanti in condizioni di mare formato, di presenza di risacca, forte corrente, forte vento, dovremo preferire un approccio più pesante, quindi esche più generose e anche canne e mulinelli più potenti. Tuttavia dipende anche dal posto dove insisteremo la nostra azione di pesca. Per quanto riguarda la pesca dalla spiaggia, potremo utilizzare un approccio più pesante, medio, a secondo anche, come dicevo prima,
delle condizioni meteomarine che incontreremo durante la nostra battuta di pesca. Invece per l'interno dei porti, per l'interno delle foci o per tutte quelle zone magari sulle scogliere a bassa profondità dovremo per forza di cosa considerare un approccio più leggero, quindi esche più leggere e grande attenzione anche alla tipologia di innesco da preferire, quindi testine leggere, testine piombate più leggere o magari addirittura utilizzare dei piombi come il Ceburrasca, dei piombi che vanno oltre la nostra presentazione, delle giuste dimensioni e da accoppiare all'amo Texas delle giuste dimensioni per non sbilanciare anche l'esca. Quindi per quanto riguarda questa tipologia di soft bait, lo swing impact, è necessario approfondire ed approcciare nel giusto modo per non far perdere di efficacia alla nostra esca e essere maggiormente incisivi nello spot e nelle condizioni che troveremo, nelle condizioni mediomarine che troveremo durante la nostra battuta di pesca. Siamo ai vertici della nostra top 5 e al primo posto non possiamo fare a meno che trovare il Black Minnow di questa esca artificiale. Ne abbiamo già parlato ampiamente anche sul canale Planet Spin, per cui vi invito a visionare quelli che sono i video realizzati in merito a questa esca. Tuttavia di casa Fish, oltre a Black Minnow, ci sono anche altre tipologie di soft bait che comunque hanno un grande utilizzo nella pesca spinning in mare. Leggiamo cosa ci scrive la casa in merito al Black Minnow. È una delle esche siliconiche più innovative degli ultimi anni. Si tratta di uno shad munito di un apposito piombo al posto della testa che permette di agganciare un particolare amo offset. Questa particolare armatura, ideata da Fish, permette di innescare il Black Minnow a Texas con amo coperto. La particolare mescola morbida di cui è composto il Fish Black Minnow permette all'esca di muoversi senza particolari problemi e permetterà all'amo Krog di fuoriuscire dall'esca al momento della boccata. Il Black Minnow è adatto per insidiare i predatori sia in acqua dolce che in mare, è un'esca dotata di un ottimo nuoto in fase di recupero e una somiglianza realistica che incuriosisce il predatore garantendo una grande efficacia in pesca. Per quanto riguarda questa esca, vi ripeto, è stato già detto tutto, però è giusto che un'esca di tale importanza meriti il primo posto nella mia classifica. Io la preferisco perché mi dà la possibilità di utilizzarla nella più grande varietà di condizioni meteomarine che possiamo trovare nelle nostre zone di pesca e anche perché io molto spesso la utilizzo da kayak ed è un'esca che dà il meglio di sé anche con il recupero in verticale. Quindi condizioni di utilizzo dipende ovviamente dalle condizioni meteomarine che troveremo durante la nostra battuta di pesca e anche dalla tipologia di spot che noi dobbiamo affrontare, quindi nelle scogliere a bassa profondità utilizzeremo i modelli meno pesanti, invece nella pesca dalla spiaggia, magari nei pressi delle foci, dove avremo l'esigenza di andare a contrastare situazioni di onda, di corrente, di risacca più importante, dovremo scegliere le testine più pesanti e anche la grandezza del corpo, le dimensioni dell'esca da accoppiare. Per cui ecco, grande attenzione alla scelta che noi facciamo di questa esca, perché ne esistono davvero un'infinità di modelli, di differenti misure e quello che mi consiglio ecco, un po' a tutti gli amici che sono alle prime armi, anche una grande attenzione alle colorazioni. Per mia preferenza personale preferisco, scusate il gioco di parole, i colori più vistosi come il bianco, come il verde fluo, il verde acceso, nelle condizioni di acqua torbida o di notte. Invece le colorazioni naturali come il classico khaki o le colorazioni con il dorso blu, il corpo bianco, nelle condizioni di acqua più chiara o di giorno.
siamo alle battute conclusive del nostro video, spero che vi sia piaciuto. E abbiamo fatto un approfondimento sulle esche siliconiche, le esche morbide, le soft bait, sperando di dare qualche suggerimento utile soprattutto a chi vorrebbe muovere i suoi passi nella pesca spinning in mare. In questa top 5 sono state scartate tante imitazioni, tante copie, perché abbiamo fatto riferimento a quelli che sono i modelli originali, modelli a cui tutti i brand, anche quelli di provenienza cinese, che si limitano a copiare, a clonare queste esche artificiali, l'abbiamo scartata, ecco, per mancanza di originalità. Tuttavia sul mercato esistono tante copie allo stesso modo efficaci, che noi possiamo preferire anche per risparmiare qualche soldino in fase di acquisto. E ecco, basta anche fare una ricerca sul web per trovare tanti modelli simili ad un costo ovviamente ridotto. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like e non vi dimenticate di iscrivervi al canale per supportarlo. E lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!